Palermo chiama Italia e Teramo risponde con una giornata tutta dedicata alla legalità. Le scuole abruzzesi si sono ritrovate in mattinata all'Università di Teramo per esporre i propri progetti e parlare di giustizia e lotta a tutte le mafie. Falcone e Borsellino sono stati ricordati in ogni momento dell'incontro e idealmente a loro sono stati dedicati pensieri e parole degli studenti. L'iniziativa è stata sostenuta dalla Fondazione Borsellino e dal MIUR. Che cos'è secondo te la legalità? Secondo me è poter fare qualsiasi cosa senza avere la paura che qualcuno ti osservi da lontano per poterti, non so, far pentire della tua decisione, quindi avere la libertà di scelta su qualsiasi cosa senza una paura superiore che ti opprima, diciamo. Quando pensi a Falcone e Borsellino, a chi pensi? Beh, a due importanti personaggi, diciamo, che hanno segnato la storia dell'Italia. Non come magari possiamo immaginare un Garibaldi che ha unito l'Italia sotto il punto di vista locale, territoriale, ma più che altro interiore, perché diciamo l'esperienza che hanno avuto ha segnato l'Italia. Direttore, oggi la scuola è testimonial della legalità. Oggi è un importante momento collettivo della scuola abruzzese, che testimonia l'attenzione, l'interesse che c'è nella scuola abruzzese per la tematica della legalità. La significativa presenza di alunni, di docenti, con le diverse attività che vengono evidenziate in questa sede, ecco, dimostrano che la scuola abruzzese è fortemente impegnata su questo piano, in azioni, in progetti volti ad affermare nei giovani ovviamente il principio della legalità, il principio della libera e civile convivenza tra le generazioni. Che cos'è questo vostro progetto? Questo è il gruppo provinciale antibullismo dell'USP, Ufficio Scolastico Provinciale, dell'ASL di Teramo, con la collaborazione delle forze dell'ordine. Noi siamo attivi dal 2012 con l'indagine, che è la prima fase per conoscere. Poi cosa dice questa indagine? L'indagine dice che i dati confermano quelli nazionali. Noi abbiamo fatto una rilevazione interessante, che oltre alle vittime fragili, le vittime provocatrici, abbiamo trovato nei nostri dati la vittima resiliente, che è una vittima che si trascina il bullismo fino alle scuole superiori, e abbiamo il 22% di ragazzi che subiscono spesso. Si continua nel pomeriggio con un corteo di studenti e autorità che da Porta Madonna raggiungerà Piazza Martiri e poi libero sfogo alla legalità.